Allora, sono qua chiusa in bagno perché sto pensando, come avete visto, ad uno scherzo, a fare uno scherzo davvero cattivo a Tina e Pippo. Sì, perché voi sapete, ultimamente ne ho fatto ben due scherzi, se ve li siete persi ve li lascio qua, uno prima a Pippo, poi a Tina, e adesso lo faccio tutti e due. Perché? Perché me l'aspetto da un momento all'altro, so che mi colpiranno presto con uno scherzo sicuro, perché si stanno organizzando, perché si devono vendicare, e quindi qual è la migliore difesa secondo voi? È l'attacco, quindi attaccherò io oggi, farò uno scherzo cattivo a tutti e due. Mi è venuto in mente uno scherzo semplice da fare, ma soprattutto efficace secondo me, che è di questo periodo. Allora, come premessa devo dirvi questo. Noi abbiamo prenotato per le vacanze 2 settimane in Puglia e quindi praticamente loro sanno che andremo via per queste 2 settimane ad agosto. Partiremo fine luglio, quindi sanno che il 30 partiremo, però quello che non sanno è che oggi io li farò un attimino aver paura che la vacanza salti. Che cosa farò? Allora, ho creato una mail fittizia dell'agenzia simile a quella dell'agenzia dove abbiamo praticamente affittato la casa e mi sono mandata questa mail al mio indirizzo, al nostro indirizzo, dove appunto c'è scritto che siccome non abbiamo pagato la cauzione, quello che c'era da pagare, il 30% sull'affitto entro il termine da loro indicato, praticamente loro hanno già affittato la casa ad altri, quindi salta la vacanza perché ultimo secondo non hai più la casa dove andare. Quindi gli farò credere questo, naturalmente ho la mail perché loro non ci crederanno molto probabilmente, quindi gliela mostrerò. E avranno, penso, molta paura di non fare vacanze quest'anno. Tra l'altro vi dico già che se riusciamo faremo 3 settimane in Puglia, quindi siete pugliesi, speriamo veramente di incontrarvi, per ora sono sicure le 2 settimane, ma vi faremo sapere, ma questo è un altro discorso. E niente, quindi mi conviene salire, loro sono su, perché è mattino e lei sta praticamente, si sta preparando perché andrà via oggi pomeriggio, andrà dal suo ragazzo, e quindi lei sta preparando le varie cose. Pippo, visto, come al solito, cosa volete che stia facendo? Sta giocando alla PlayStation. E quindi niente, io salgo e mi lamenterò, farò finta appunto che voglio chiamare loro padre, naturalmente mio marito è d'accordo con me, sa che è uno scherzo, io chiamerò, farò una finta telefonata in realtà perché mio marito lavora quindi non vado a disturbarlo per uno scherzo, ma farò una finta telefonata davanti a loro dove mi incavolo con lui perché dico perché non hai pagato, io sapevo che dovevi pagare tu la cauzione, l'importo che dovevi pagare. E invece, e loro quindi ci crederanno ancora di più. Ma andiamo a fare lo scherzo, così ci divertiamo e vediamo la loro reazione. E quello che hai detto adesso io al bonifico, non ce l'ho. Te lo ricordi? E adesso? Mi hai fatto sta mail, adesso ti giro una foto. Ma perché non l'hai fatto? Lo facevamo subito, eravamo a posto, io ero convintissima perché tu li fai sempre precisi, subito. Ma come facciamo adesso? Eh sì, tra un po' dovevamo partire, ma scusami. Ale, Che è per successo? favore, sei sempre capace a scaricare le colpe? Io ho parlato con l'agenzia, ho capito, però è arrivata la mail con l'IBAN e tutto, l'hai fatta la cauzione, non gliel'hai data, adesso mi è arrivata la mail qua. Siamo senza casa! All'improvviso mi è arrivata, quelli l'hanno dovuta affittare ad altri perché sai come fanno le agenzie, no? E per forza, perché loro ti danno un termine, se tu non fai il bonifico entro quel termine, loro la danno ad altri. Sì, adesso pensavi che lo facessi io. Ogni volta di chi è colpa? Sempre mia. È successo un casino. No, ma guarda che tanto, io te l'ho detto, che toccava a te fare questa cosa qui. Perché io ti ho detto, guarda che è arrivata la mail con tutti i dati, fai il bonifico. Io non posso pensare a tutto, adesso io te lo davo per fatto. No, 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 che c'ho problemi per le vacanze. Aspetta, mo ti spiego che chiudo con papà. No, Ale, vabbè, trova sempre storie, ne parliamo poi quando torni dal lavoro. È comunque un casino, un casino. Io adesso non so come sistemarla qua. Non so veramente come sistemarla. Va bene, dai, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao, ciao. È arrivata una mail dall'agenzia dove abbiamo affittato la casa delle vacanze. Non abbiamo versato la cauzione del 30%. Doveva fare il bonifico. Adesso mi ha detto, pensavo lo facessi te perché io tra il lavoro e la cosa mi sono dimenticato. Siamo senza la casa delle vacanze, saltano le vacanze.
Oh, Fili! Dai, come saltano le vacanze! Per forza, dove vai? Mannaggia! No, 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 dai, mai no, veramente! Allora, vostro padre non ha più la testa! È arrivata una mail dall'agenzia che papà non ha versato la cauzione per la casa! Dai! Sì, però, cioè, ma lui lo fa sempre! Ma perché? È preciso, gli ho detto, scusa, è arrivata la mail, fa, pensavo te ne occupassi te, io col lavoro mi sono dimenticato. Ma dai, ma c'è tipo 8 ore per farlo. Ma no, ma poi come lui che è ansioso, come ha fatto a dimenticarsi? Siamo senza la casa per le vacanze, dove c'è? Sì, no, ma se la cerca lui la nuova casa. Ahia, tra l'altro c'ho il torcicolo. Ma io voglio andare in vacanza, siamo tutto l'anno. Dove andiamo? Dove andiamo? In una grotta, dove andiamo? Adesso devo chiamare questa agenzia per le vacanze, sì, però ormai l'ha andata, ha detto l'abbiamo data da un'altra famiglia. Ah, di già. Per forza. Ma pure questi, allora. Ma pure questi, dai, ditecelo, avvisateci, poi la date, se non... Sì, ma ragazzi, sai come funziona con l'agenzia? Con l'agenzia, come tutti gli anni, noi cosa facciamo? Prenotiamo, dai una cauzione, te la bloccano. Sì. Loro però cosa fanno? Ti mandano, a noi è arrivato via mail, la mail con un contratto che gli abbiamo pure mandato firmato. Mm. Gli ha mandato pure firmato, e dove c'era scritto che si impegnava entro tot, praticamente entro l'altro ieri dovevamo fare il versamento della cauzione. Ecco, ma non se l'è segnato da qualche parte? Ma che ne so, è strano che non l'ha fatto subito, tutti gli anni lo fa subito, non l'ha fatto. Adesso mi vedo arrivare una mail. Ma la trova lui la casa però, Ma cosa trovi ormai? Ciao, fai vacanze, sì, altro però... che casa. No, ma piuttosto di andare in vacanza. No, meglio andare in vacanza. Tina, adesso sei esaurita. Dimmi se ragione io. Adesso per andare in vacanza spende ancora il doppio, però. Ma non trovi! Non trovi niente, dove vai? Quest'anno ce la facciamo qua, No. Come facciamo? Ma lei lo fa tutti gli anni, la prima cosa che fa! Ma come si fa, però? No, io pensare di stare qua ad agosto mi sparo, perché fa un caldo. No, poi una volta all'anno non si fanno le vacanze. No, c'è una cosa. C'è una cosa importante, te la ricordi? Sì. Perché stai 2 settimane lì, ti fai il bagno, mi stai tranquillo. Piangere, sì, ma l'email è arrivata. È qua la mail. Come è arrivata? Come l'ho scoperto io? Guarda qua. Ma come si fa, Enrico? Ma come si fa? Come si fa? Adesso sai cosa faccio? Io provo a telefonare all'agenzia. Chiedi se hanno anche una cosa più piccola. Se sì, hanno qualcosa però di più piccolo. Tanto alla fine noi ci dormiamo lì perché siamo tutti. Infatti, non è che stiamo. Provo a sentire, dico anche un buco. Qualcosa di vabbè, piccoli. Non troppo, vabbè, troppo. Soffoca, però. Ci va, il problema è che devi trovarla, che sono ammessi gli animali per Milù. Sì. Che già abbiamo fatto una fatica perché la maggior parte non traranno coi cani, lasciamo perdere. Col giardinetto, perché Milù ha bisogno comunque di andare fuori. Un casino, ragazzi. Mettetevi in testa che le ferie saltano. Richiamo, vediamo, sentiamo subito. Però non so, non capisci prendere. Cioè, io voglio andare in vacanza. Perché noi no? Aspetta che li sento, va. Sì, però... Perché ce n'è sempre una? Dai. Prova a sentire cosa ti dice. Papà sta perdendo colpi, Oh, invecchia pure lui, che vi devo dire? Io mi sono incavolata, non è che posso bastonarlo. Sì, però... Aspetta, state in silenzio, va, che provo a sentirli. Pronto? Sì, salve, io sono la signora Ragno. Ho ricevuto poco fa la vostra mail. Sì. Sì, per la casa vacanze, sì. Prenotata in Salento, sì. Sì, allora, io ho capito, ci è sfuggita questa cosa del termine, cioè, lo so, il termine era l'altro ieri, ci è proprio sfuggita, voi avete il contratto firmato, quindi siete autorizzati a darla a casa, io non dico nulla. Ho capito, però io rimango spiazzata perché rimaniamo senza le vacanze, non riuscite a trovare qualcosa, veramente, io vi prego... Assolutamente, pagando anche qualcosina in più, ma anche riusciamo a venire comunque quelle 2 settimane almeno. Tanto non è che dobbiamo stare al mondo. Non ha nulla. Sì, però potevate anche chiamarci e dire lo fate il bonifico oppure... lo so, non potete stare dietro a tutti. Vabbè, io... Cioè, veramente, non è mai successo perché mio marito è precisissimo in queste cose.
Va bene, va bene. Boh, tanto i contatti li avete, se si libera qualcosa. Sì. Sì. Se no, cosa possiamo fare? Ah, dire che è uno scherzo?